Siamo con mister Emilio Cibelli, allenatore della Visfondi femminile. Alla vigilia del campionato che ormai è alle porte, mancano pochissimi giorni alla gara di Assisi che inaugurerà la stagione 2016-2017. Emilio, cosa ti aspetti da questo campionato e come credi che possa essere questa stagione? Salve a tutti, ci aspettiamo di fare una stagione positiva e migliorarci il risultato che abbiamo fatto lo scorso anno. E andremo domenica a Torgiano a fare la prima di partita contro l'Angelana, una squadra una neopromossa, sicuramente una squadra che ha un tecnico di esperto e anche giocatrici abbastanza forti. Andremo là comunque a dire la nostra. Rispetto alla stagione passata, sicuramente avrete dalla vostra un'annata di esperienza che è stata molto importante. Ricordiamo che lo scorso anno nel girone di ritorno la squadra si è tolta ogni timore reverenziale e è riuscita anche a battere delle squadre importanti sul proprio campo, come ad esempio l'FB5 e altre. Questa stagione ci si aspetta da voi un passo in più anche in ottica di alta classifica. Il mercato è stato importante acquistando delle giocatrici straniere e non. Ecco, che tipo di campionato dobbiamo aspettarci dalla tua squadra? Sì, quest'anno partiamo col piede diverso rispetto allo scorso anno, perché l'anno scorso non conoscevamo la categoria, eravamo un po' inesperti, giocatrici che comunque venivano da categorie inferiori, alcune venivano dal calcio a 11, che è totalmente differente dal calcio a 5. Quest'anno sicuramente avremo già un anno di lavoro insieme, il gruppo che si è amalgamato di più, e gli innesti sono stati positivi, quindi ci sono tutti i presupposti per fare sicuramente un campionato migliore dello scorso anno. Ecco, tra i vari acquisti abbiamo detto prima sicuramente giocatrici anche internazionali come la Lavado, la Magallanes, ma anche degli importanti colpi sul mercato italiano come il pivot Saraniti o i portieri D'Amelia e Bongi. Ecco, come credi che possano inserirsi in un gruppo già consolidato? Sono giocatrici di un buon livello, che alcune di loro hanno fatto anche categorie superiori, tipo la Bongi lo scorso anno all'Olympus. Abbiamo le due portoghesi che comunque sono molto bravi. Sicuramente anche l'acquisto di Teresa Saraniti è stato un inserimento importante, una giocatrice che sposa bene il nostro tipo di gioco. Abbiamo preso un altro portiere molto forte, giovane, che è Francesca D'Amelia, e insieme alle nostre sicuramente faranno bene. È un mese che stiamo lavorando, sicuramente si è vista già una buona condizione, una buona impostazione tattica della squadra. In chiusura vorrei da te un nome per quest'anno. So che è sempre difficile per un allenatore, però dici magari qualcuno dei nuovi acquisti che secondo te può sorprendere la platea e gli addetti ai lavori? Sicuramente la portoghese Marzia ha dei numeri favolosi, che sicuramente si sta in condizione buona, potrà fare la differenza su ogni partita. Però mi aspetto sicuramente anche in un salto di categoria delle nostre Viti Colantuono, Viti Palomba e tutte quante le altre. Bene, grazie Emilio e in bocca al lupo per questa nuova stagione. Credi, grazie a voi.